Poracci, per gli abbonati al servizio online a pagamento di Sony, il PlayStation Plus, il mese di luglio sarà sicuramente ricco di sorprese. Infatti, come annunciato ufficialmente da Sony Interactive Entertainment, il prossimo mese coinciderà con un anniversario molto importante, i primi 10 anni di Plus, e la casa giapponese ha intenzione di festeggiare nel migliore dei modi. Prima di vedere nel dettaglio l'offerta di Sony disponibile a partire dal 7 luglio, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per aiutarmi nella creazione di questi video. Iniziamo! Luglio 2020 sarà un mese che gli utenti PlayStation Plus accoglieranno con estremo piacere. Dopo già l'ottima offerta di giugno, che con l'aggiunta al catalogo di Call of Duty World War 2 e Star Wars Battlefront 2 faceva la felicità degli appassionati degli FPS competitivi online, questa volta avremo un ventaglio di offerte ben più variegato, grazie anche all'aggiunta di un terzo titolo. I tre giochi disponibili a partire dal 7 luglio saranno NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ed Erika. Il primo, NBA 2K20, è l'ultimo capitolo del simulatore di pallacanestro sviluppato da Visual Concepts. Nonostante la corposa presenza di microtransazioni ampiamente criticata al lancio del gioco, c'è da dire che per gli amanti della pallacanestro, NBA 2K20 è quanto di meglio si possa desiderare. Tra le modalità di gioco spicca sicuramente la My Career, che permette la creazione di un avatar e di accompagnarlo nella sua carriera all'interno del mondo del basket. Inoltre sono presenti anche modalità gestionali come My GM e My League, in cui il giocatore dovrà assumere la direzione di un team. E non manca infine anche la modalità My Team, pensata per la creazione del team definitivo tramite la collezione di carte virtuali, un po' come il foot di FIFA. Con una grafica al passo con i tempi e un gameplay che punta al realismo dell'azione, gli amanti del basket non possono lasciarsi sfuggire NBA 2K20 all'interno del catalogo del Plus. Rise of the Tomb Raider è invece il secondo capitolo della trilogia che ha rilanciato Lara Croft nel 2013. Crystal Dynamics espande quanto di buono visto nel suo predecessore e confeziona un action in terza persona di ottima fattura. Il gioco prende a piene mani dalla serie di Uncharted, spostando però il focus del gameplay più sull'esplorazione delle mappe di gioco, delle macro aree ricche di segreti, collezionabili e puzzle ambientali. Il Foundation Engine, inoltre, garantisce una resa grafica di incredibile impatto anche al giorno d'oggi. La 20 Year Celebration è un'edizione, inoltre, che include tutti i DLC usciti fino al 2016, più l'aggiunta di numerosi elementi, come la storia single player, legami di sangue, un nuovo livello di difficoltà per la campagna principale, il supporto alla VR, una modalità zombie, l'incubo di Lara e numerose skin. Un pacchetto ricco di contenuti per un'avventura già di per sé che merita di essere provata. Erika invece, uscito lo scorso agosto, è una sorta di film interattivo sviluppato da Flavorworks. Concettualmente il videogioco è molto simile alla struttura di un Detroit Become Human, ma quello che lo differenzia dall'esperimento di David Cage è l'essere costituito nella sua interezza da scene girate realmente, con attori in carne e ossa. Al giocatore quindi sarà richiesto di interagire marginalmente tramite un impianto ludico che può ricordare quello delle avventure punta e clicca, ma lo svilupparsi della narrativa dipenderà direttamente dalle scelte compiute. Molto più vicino al cinema che al videogioco, Erika è un esperimento che fa piacere ritrovare all'interno del Plus. Da segnalare inoltre che tramite il Playlink il gioco può essere giocato tramite smartphone utilizzando la companion app o anche semplicemente tramite il touchpad del DualShock 4. Inoltre Sony ha deciso di festeggiare 10 anni di Plus con un regalo pensato per l'occasione. Durante la settimana del 7 luglio e per un periodo limitato sarà disponibile un tema gratuito per PS4. Inoltre nel weekend del 4 e 5 luglio il PlayStation Plus sarà disponibile per una prova gratuita a tutti gli utenti. Insomma, nonostante una qualità altalenante dell'offerta mensile dei giochi messi a disposizione, per il secondo mese di fila Sony ha confezionato un'offerta di tutto rispetto per i suoi abbonati. E se questo mese sarà l'occasione perfetta per festeggiare 10 anni di servizio, è giunto il momento di pensare al futuro e iniziare a immaginarsi come il Plus diventerà parte integrante dell'ecosistema PS5 in arrivo a fine anno. E voi poracci, siete soddisfatti di questo mese? Vi aspetto nei commenti. Voi, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Io sono il Poro Michele, tanti auguri, ciao!